Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale, eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Aquile di Ketama, primo suo singolo da Keti Reborn, ovvero la Deluxe Edition di Keti, che ho reactato e vi lascio come sempre in descrizione assieme a tutti gli altri link dei miei social, delle playlist e via dicendo. Quindi che si stia per aprire un nuovo capitolo nella discografia di Ketama, non lo so, è uscito questo singolo e dico così perché poi se andiamo a vedere le cose, Ketama è uno degli artisti che in questo periodo di stop per il Covid e quindi niente concerti, niente in store, si è lamentato di più, anche giustamente aggiungerei. Quindi non saprei se uscirà tra qualche mese o dovremo aspettare addirittura dopo l'estate, ma per il momento godiamoci questa canzone. Se devo essere totalmente sincero, io Ketama non lo ascolto da un po', non perché mi sia sceso come artista, perché alla fine poi se andiamo a vedere nel mainstream è uno di quelli che non si è snaturato affatto, comunque l'ha fatto in maniera veramente pochissimo accentuata e anzi nei suoi testi c'è ancora molto di politicamente scorretto e comunque lo si sente che è abbastanza ancora attaccato alla street, però personalmente non mi dà più la stessa vibe che mi dava prima, quindi non riesco più ad ascoltarlo. Penso che l'ultima volta che ho ascoltato Ketama è stato proprio appunto nell'occasione della reaction alla Reborn Edition di Keti, che mi è anche piaciuta, così come mi è piaciuto Keti, però non me li ascolto più. Non so neanche come definirvelo a parole e farvelo capire perfettamente, ma proprio una questione di sensazione. Non mi dà più quella sensazione che mi dava ascoltarlo prima, e questo ovviamente non vi nascondo che mi dispiace un botto, perché alla fine lui insieme alla Dark nel 2016-17, lui l'ho scoperto in realtà un pochino più tardi, o meglio mi sono svegliato un pochino più tardi, però comunque è stato uno dei primi che mi ha introdotto in questo mondo e mi ci ha fatto innamorare. Parlo ovviamente della trap in Italia, e ad oggi ancora a dischi come Oh Madonna e Rehab parte 1 non gli puoi dire pressoché un cazzo, perché sono pilastri. Comunque, tutto questo discorso essenzialmente perché volevo sapere innanzitutto anche voi cosa ne pensaste, sia per quanto riguarda Keti o magari se vivete una situazione analoga con altri artisti, fatemelo sapere così mi sento meno pazzo. Comunque concentriamoci sul presente, è uscita Aquile. Allora, da quello che ho sentito, e non ho sentito nulla perché vi assicuro che come sempre quando faccio reaction sono sincere e dirette, e soprattutto è la prima volta effettiva che ascolto la canzone, ma avevo letto qualche commento qua là in cui c'era scritto che il pezzo era più o meno drill, e questa cosa mi aveva attirato molto, perché se ripenso a Diablo credo che sia uno dei pochissimi pezzi in Italia drill che spaccano davvero. Senza troppi giri di parole, adesso andiamola a scoprire. Ok, è quella drill. Armani, iceberg, Titanic, voglio andare in alto, toccare le stelle. Ok, vediamo dal basso, quindi guardate. Questo è il ritornello. Io non voglio problemi, lei mi vuole più bene. Il mio amico è pieno di sangue e ride. Okay. Il dolore è un fratello e so che cosa vuol dire. Ferite. Qua sembra un flow UK drill. Abbiamo la dinamite. Sono leggenda e ancora non sono morto. Ok. Carichi pendenti come gioiali ancora fornelli. Innanzitutto vi dico che mentre ascoltavo la canzone l'avevo già aggiunta alla playlist, quella sulla trap o comunque rap italiano, e la trovate in descrizione insieme a quella sul rap barra trap americana. Quindi il pezzo ci sta, mi è piaciuto e confermo il fatto che sia drill, e secondo me Ketama su questa wave ci sta veramente bene. Però se devo fare per esempio ora un paragone con Diablo, devo dire che così su due piedi dopo questo primo ascolto la trovo un po' superiore. Allora, volevo solo un attimo controllare chi avesse prodotto la canzone, ma sono abbastanza sicuro che sia Ketama stesso. Adesso vediamo riconoscimenti brani. E infatti Ketama 126, quindi comunque conferma il fatto che oltre a essere un buonissimo rapper è anche un discreto producer, perché il beat spacca. Ritornello molto carino, tra l'altro apprezzo un sacco il fatto che abbia citato una sua hit, ovvero Pantani, che nel caso in cui non la conosceste, però se non la conoscete siete fan di Ketama, che cazzo di fan di Ketama siete, vi consiglio di recuperarla perché è veramente una delle sue tracce penso più belle. Poi c'è una strofa e un ritornello, quindi uno schema abbastanza semplice, niente di troppo complesso e soprattutto niente di troppo lungo. Sincero, in futuro sarei curioso di sentire altre canzoni su questa wave di Ketama, perché ripeto, secondo me in Italia è uno dei più bravi a farla. Però posso dirvi che anche in questo caso, con tutto che la canzone mi è piaciuta, è una hit ed è carina, non mi dà più quella vibe che un tempo avevo mentre ascoltavo Ketama. Veramente non so proprio come farvelo capire e come descrivervelo. Prima ascoltavo un pezzo di Ketama, dicevo, mo quanto cazzo è forte Ketama,
ama, bla bla bla, fortissimo e via dicendo. Adesso ascolto un suo pezzo, dico ok, è una hit, però capito, mi fermo lì, nel senso mi piace così sul momento, ma non credo che sia poi una di quelle canzoni che avrò in loop tantissimo tempo. Anzi, in realtà penso che già tra una o due settimane mezzo mi sarò dimenticato dell'esistenza. Quindi niente, questo era il mio pensiero sulla canzone e un piccolo discorso personale su Katie. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta? Vi piace Katie su queste basi drill? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste. Iscrivetevi al canale se invece lo siete già, bravi, ma ricordatevi anche di attivare la campanellina in modo tale che ogni qualvolta che io carico qualcosa su questo canale vi arriva la notifica e niente, non vi perdete alcun video. Passate anche in descrizione che trovate tutti i miei link, quelli delle playlist e quelli dei social, seguitemi mi raccomando, sempre se vi interessa, condividete questo video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo slat.